Ragazzi, nella mitica officina dei 9000 giri che ci ospita settimanalmente per vedere delle chicche particolari. In questo caso Luca è là, sta sempre distante, lui scappa Io mi sempre. vergogno. Ciao Luca, Ciao. ben ritrovato insieme a noi. Mirko, che abbiamo già visto nelle preparazioni delle mini nelle puntate scorse, siamo di fianco a un oggetto particolare. Spiegami tu che cos'è, visto che credo che il proprietario sia qui di fianco, Sì, non vuole che ne no, no, guai chi tocchiamo troppo. gliela tocca. Ma questa è, ovviamente, si vede nell'intanomiglio, una 500, le vere 500, sulle quali Mirko ha fatto un lavoro veramente molto particolare, quindi non è stato più seguito il criterio di renderla compatibile, perfettamente compatibile con l'originale, quindi creare una storicità della vettura, ma è stato fatto un lavoro di trasformazione molto molto particolare, rendendo, credo, l'oggetto unico nel suo genere. Adesso poi nei singoli dettagli Mirko è più ferrato Innanzitutto, di me. Mirko, dici da quanto ce l'hai, da quanto tempo ce l'hai? Ma io ce l'avrò da 6 anni. Non tantissimo, No, pensavo no, 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 fosse. ne avevo prima una che mi è stata rubata. Bastardi. Bastardi, quindi dopo l'ho ripresa subito un'altra per rifarla ancora come piace a me, diciamo. Lì davanti, visto che Pasquale è già lì, cos'è che c'è? Ma niente, Il allora, motore, no? no, questo Ah, è, non è il no, no, motore, il motore guarda. Non qua è è il motore. posteriore, Ma qua è scusa, non posteriore. sono preparato. Davanti abbiamo il serbatoio, dove qui poi è stata montata una pompa elettrica, perché questa macchina nasce con una pompa meccanica. Appunto, è stata messa una pompa elettrica per sostenere, diciamo, il tipo di elaborazione che è stato fatto al motore, cioè non è più una 500, ma è passata a un 700 con doppio corpo e via dicendo, che dopo è Andiamo, posto qua. vieni, andiamo a farla vedere. Apri tu il cofano perché lì Pasquale di solito fa dei danni che spacca tutto. Classico aperto che deve respirare, Sì, giusto? sta leggermente alzato perché deve passare un pochettino più di aria. È stato completamente trasformato. È stato messo un carburatore doppio corpo anche da Alfa Romeo. Poi, vabbè, sono stati messi i pistoni stampati, BL ad H rovesciato, ovviamente S-cam, testa completamente modificata con valvole molto più grosse e via dicendo, molle rinforzate. Poi è stato ovviamente uno scarico con la presa diretta, non più con i vecchi collettorini come le vecchie, ma presa diretta. Accensione elettronica per non avere più le punterie, per non avere problemi. In più, sotto, che vabbè non si vede, è stato fatto tutto un sistema particolare con filtro e radiatore dell'olio per il raffreddamento. È stata cambiata la coppa dell'olio, mettendo una coppa che supporta 5 litri invece che 2,5 dell'originale, quindi molto più olio. E niente. Niente, dici niente, ma chi te l'ha fatta? L'ha fatta 9000 giri, Sì, sì. l'ho fatta tutta io perché Ah, è proprio vero, è la mia 9000 giri, passione, è la scherzo, no? mia passione, quindi oltre a cioè, oltre a fare le macchine ai clienti mi sono dedicato alla mia macchina e in più ogni tanto capita qualche cliente che mi chiede appunto questi tipi di lavori. Sei un grande, quanto tempo ci hai messo? Ma Per fare a i ritagli. tempo perso sì, comunque ci vuole sempre quel mesetto di lavoro, se un lavoro fatto bene. Una cosa adesso, che Mirko vi può descrivere, oltre al discorso motore che vi ha descritto bene fino adesso, è anche tutta la parte della ciclistica che è stata completamente rivista e corretta, quindi il discorso impianto frenante, ammortizzatori e soprattutto anche all'interno. Quindi se vuoi documentare anche la parte, diciamo, meccanica alternativa al motore, secondo me è interessante da descrivere. Mirko, immagino che le prestazioni di questa 500 non siano proprio quelle degli Di serie, sì. 85-90 all'ora di serie. Quanto fa? Ma di conta chilometri da sui 160. O 160, però per farla stare in strada vuol dire che hai fatto dei lavori anche sotto. ho modificato ovviamente l'assetto, mettendo ammortizzatori e molle regolabili, e davanti ho tolto la classica balestra, mettendo un sistema che si chiama pendolino, cioè a ruote dipendenti, come le macchine moderne. Ho cambiato l'impianto frenante, non più a tamburo, ovviamente davanti tramite una ditta specifica abbiamo progettato su questa macchina un impianto frenante a quattro pompanti davanti, e dietro invece utilizzando delle classiche diciamo pinze punto, Fiat punto GT, sono state fatte anche i freni a disco dietro ovviamente. Fantastico, all'interno? L'interno abbiamo cambiato completamente, abbiamo fatto un cruscotto con contagiri e contachilometri, abbiamo messo pressione olio, temperatura olio, ovviamente per tenere sotto controllo tutto, sono stati cambiati i tipi di sedili, sono stati montati dei sedili derivanti da un'altra auto, uno per essere più comodi e due perché sono leggermente più avvolgenti, quindi migliori. In più sono stati montati dei cerchi di vecchia Mini con gomme più larghe, tipo 145 al posto delle 125 che si usavano una volta. Senti, ma così per avere un'idea, quanto può valere una macchina così adesso? Hai un'idea tu? Ma fare una stima non c'è perché ci sono, nel senso, Quasi un prototipo. è quasi un prototipo. A tempo perso io sono arrivato sui 15.000. Ok, per cui insomma venderla se ne
devi trovare l'appassionato che capisce i lavori che sono stati fatti e capisce che il prezzo che chiedi è giusto, cioè non è esagerato. Va bene, Mirko, non posso che farti complimenti, faccio un salto a vedere insieme a Luca un altro dei lavori che fate per rimanere sul tema della 500. Luca, perché cosa succede qui? Allora, partendo dall'esperienza di Mirko sui motori 500, ormai credo che sia comprovata la sua capacità sui motori 500, ogni tanto a richiesta, quando qualche cliente ci chiede e vede sul sito, vede sulle varie pubblicità che facciamo che siamo esperti di 500, ci porta da revisionare o da elaborare il motore o piuttosto che il cambio, come in questo caso. Quindi noi non vendiamo motori già fatti, ma lavoriamo su motori che ci vengono forniti, sui quali poi a richiesta possiamo fare qualunque genere di intervento. In questo caso il cambio era disastrato, chiamiamolo in questo senso, e lo stiamo ripristinando, rimettendo con tutti i meccanismi completamente nuovi. Il motore, anche in questo caso, il proprietario ha tentato di fare un intervento fai da te in casa, non c'è riuscito, ha messo dentro tutto in queste cassette che vedete, sono raffazzonate, ci è arrivato così. La mia 500. Esatto, quello lì è come ci è arrivato praticamente il motore, con, al di là l'ho fatto completamente smontato, ma con parecchie parti anche danneggiate, perché se uno non è competente, non ha le chiavi giuste, non capisce le coppie di serraggio, cioè crea anche dei danni. Quindi dobbiamo rimettere a posto il motore, ma anche aggiustare alcuni pezzi che, se avessimo preso il motore così com'era, era molto più semplice anche il lavoro. Alla fine ci riusciamo sempre. Mirko è uno che si mette lì con pazienza, basta vedere la sua 500. Esatto. E qui voglio dire, per il discorso del fai da te, parliamo solo di meccanica. Sulle macchine moderne c'è anche l'elettronica, per cui a maggior ragione rivolgetevi a chi questi lavori li sa fare. Luca, grazie mille, complimenti. Grazie, Frank. Io vengo a lavorare qui. Quello è un carburatore, vero? Sì. Quello è un carburatore. Sì. Un carburatore. No, guarda, non ti assumerò mai. Mi prendi mai. Qua? No. Questo è un carburatore? Quello... E per il serraggio è il carburatore? Mamma mia, non ci siamo. Non ci siamo. Inizio lunedì allora. Va bene. 9:12, vai, un po' licenziato. Grazie, Luca.